Ben ritrovati amici di Ceramicanda con il programma che spazia a 360 gradi sul mondo ceramico, ma non solo. È già comodamente seduto nei nostri studi televisivi il presidente di Confindustria Ceramica, nonché presidente di Casalgrande Padana, Franco Manfredini. Tra poco lo raggiungeremo, ci sarà spazio per le news, per la rete, ma anche per l'architettura. Andremo a capire, a sondare gli stati d'animo degli architetti, dei progettisti in un momento difficile come quello di oggi. Partiamo con la rete. Buongiorno, lei non ha visto il divieto di sosta? E lei non ha visto che il divieto è dalle ore 8 alle ore 14? Poi là. Lei c'è il triangolo? Sì. Eccolo. Favorisca la patente, per favore. Come mai non hai il bollino? Il bollino dell'ultima pagina, non lo sa? Domando scusa sia per il primo sia per il secondo errore. Fermo! Fermati! Oh! Dove vai? T'ammazzila! Ferma! E mo te frego io! Te faccio passare la voglia! BL 20 40 BL BL Che targa è BL? BL. Ma Belluno non può essere. BL è troppo piccola. BL. BL. Questa è straniera. E se è straniera può essere solo una città. BL. Betlemme. E mo come ti sei parcheggiato te? Mi sono parcheggiato a petti! Mo che petti, ti sei parcheggiato a cassa e scan! L'assicurazione è a posto? Ah, allora una persecuzione me l'hai già chiesta anche ieri. Di' la verità, io ti sto antipatico perché te sei comunista. Ehi, qui la politica non c'entra niente, io sono qui per vigilare che tutto vada bene. E adesso circolare, mo piano! Dai tranquillo, tanto a me non può succedere niente, sai perché? Perché sul sellino c'è sempre il Padre Eterno che mi accompagna. In due sul motorino? Sono 77 euro di multe. Che meraviglia, Vito, Verdone, Sordi. Proprio quest'anno si celebrano i 10 anni dalla sua scomparsa e nella città di Roma tutto ricorda Alberto Sordi in questo momento. Abbiamo scelto questi spezzoni per parlarvi di un aumento. Sono aumentate le sanzioni pecuniarie circa le contravvenzioni stradali del 6%, è successo alla fine dello scorso anno, quindi da oggi in poi ci ritroviamo a pagare un divieto di sosta da 39 a 41 euro, il mancato posizionamento delle cinture da 76 a 80, il cellulare da 152 a 161, passare col rosso da 154 a 163, mentre per i limiti di velocità per quelli che riguardano una velocità massima di 40 km orari da 159 a 168, cioè un accanimento che trova conferma nei numeri. Negli ultimi 10 anni pensate che le multe sono aumentate nel nostro paese del 1512%. Questi sono numeri che ci dicono che nel nostro paese, più che contravvenzioni, queste sono tasse. Tant'è che nei bilanci comunali, soprattutto nei bilanci di previsione, esiste la voce contravvenzioni stradale e multe, quasi a fare affidamento su una voce così importante. Cioè, in altri termini, una volta che inserisci nel bilancio comunale la voce multe, poi le multe le devi fare. Se poi tutti i tuoi cittadini diventano disciplinati, beh, è chiaro che questo ti mette in difficoltà.
siamo il paese più multato d'Europa. Andiamo a leggere la classifica velocemente. Noi paghiamo 2,8 miliardi di multe, 78,5 milioni sono le contravvenzioni, al secondo posto la Germania con 23,3 milioni, al terzo posto la Francia con 15,6 milioni, al quarto il Regno Unito. Insomma, in altre occasioni, nelle università per esempio, che dovremmo essere i primi d'Europa, ci siamo con le multe. In ultima analisi, amici di Ceramicanda, le multe non hanno una valenza educativa, ma vessatoria. Cioè, non ci multano perché per cercare di migliorare il nostro comportamento sulla strada. No, ci multano perché hanno bisogno dei nostri soldi. La morsa della crisi non lascia le imprese italiane. L'anno scorso sono state 47.000 le aziende non individuali che hanno accusato almeno un protesto. È un record. Lo affermano dati Cerved. Rispetto al 2007, l'ultimo anno pre-recessione, la crescita dei protesti è del 45%. Le costruzioni sono le più colpite. L'anno scorso al 3,4% delle imprese di questo settore è stato protestato almeno un assegno o una cambiale, contro una percentuale dell'1,8% dell'industria e dell'1,7 nel terziario. E purtroppo l'Istat conferma che il PIL nel 2012 è calato di una cifra considerevole, parliamo del 2,4%, meno 0,9% nel quarto trimestre e un meno 2,8% annuo. È dell'1% il calo del PIL già acquisito per lo scorso anno. Frena ancora a febbraio il tasso di inflazione in Italia, secondo l'Istat, che conferma le stime, i prezzi su base annua sono cresciuti dell'1,9% e nel 2012 in Italia le retribuzioni di fatto, ovvero i salari lordi per unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, al netto della cassa integrazione, segnano nell'industria e nei servizi una crescita proprio dell'1,9%, lo ha rilevato sempre l'Istat. Veniamo alla ceramica. SACMI è partner strategico di Ceramica Venezia, che ha scelto di potenziare la propria capacità produttiva installando una nuova linea di fornitura appunto di SACMI. La nuova linea, già operativa, garantisce un incremento produttivo rispetto all'impianto preesistente pari a 22.000 metri quadrati al giorno. La buona notizia riguarda un'azienda capace di chiudere nel 2012 con un più 34%. Purtroppo però è una notizia che, come già hanno di fronte, ha una faccia positiva e una negativa, perché l'azienda in questione che chiude con bilanci record è Lottomatica, quindi parliamo del gioco. Lottomatica Group ha chiuso l'esercizio 2012 con un utile netto di pertinenza a 233 milioni di euro, appunto al 34,68% in più rispetto al 2011. I ricavi sono saliti del 3,4%. Dal 1997 GP Service fornisce ai propri clienti un servizio puntuale e professionalmente qualificato. Progettazione di macchine e studio di layout per impianti completi, ricambi di vari tipi, manutenzione e assistenza tecnica. GP Service, Italian Ceramic Technology.
innovazione, ricerca, servizio, ma soprattutto un'esperienza quarantennale. Sono queste le parole chiave che hanno portato il gruppo BMR ad imporsi sul mercato delle lavorazioni meccaniche della ceramica con linee altamente tecnologiche capaci di offrire un vero valore aggiunto al prodotto ceramico. Porto Mirabello è l'unica marina italiana realizzata completamente sul mare. Oltre 470 i posti barca, circa 100 i posti barca da 25 a 100 metri. Il porto è facilmente raggiungibile da tutto il centro e nord Italia e dalle più importanti mete turistiche del Mediterraneo. È dotato di strutture cantieristiche moderne ed efficienti, inoltre, per il relax, sono presenti una wellness spa, l'area fitness, una piscina da 25 metri con solarium, negozi, pub e ristoranti. Porto Mirabello alla Spezia. Mac Tiles Italia, il fornitore ideale per le aziende orientate all'acquisto di impianti di seconda mano, ma di prima qualità. Impianti completi per l'industria ceramica destinati all'intera linea produttiva, dalla preparazione delle materie prime fino alla linea di smaltatura e scelta. Mac Tiles Italia, il marchio a garanzia dell'usato. È presidente di Casalgrande Padana, 293 milioni di fatturato, 580 dipendenti, è presidente del gruppo Rival con i marchi Alfa, Saime, Lux e San Prospero, 90 milioni di euro il fatturato con 450 dipendenti. È nostro ospite il presidente di Confindustria Ceramica, il cavaliere del lavoro Franco Manfredini, che è un ottimista e tutti le riconoscono questa sua grande qualità, nel senso che lei è abituato a guardare il bicchiere sempre mezzo pieno. Nonostante il periodo, è così? È così nel senso che sono un ottimista della volontà, cioè nelle difficoltà cerco di trovare soluzioni. E le ha trovate in questo periodo? Parlo al presidente di Casalgrande Padana. Per quanto riguarda l'azienda che io dirigo, che rappresento, nel contesto posso dire di essere soddisfatto, perché noi abbiamo complessivamente 1050 dipendenti. Teniamo presente che dipendenti vuol dire un indotto del doppio. Lavorano tutti in questo momento, sono 10 persone in solidarietà, 10 su 1050. E credo che io, quando mi chiedono come vanno le cose, prima cosa che dico, sono soddisfatto, perché il fatto di avere tanti dipendenti che lavorano tutti in questo momento credo che sia già un risultato. Ecco, lei nel 2006 ha fatto shopping qui nel comprensorio della ceramica, acquistando il gruppo Rival. Con il senno di poi rifarebbe questo tipo di acquisto o concentrerebbe le risorse magari all'estero? Rifarei, perché operazioni di questo tipo non si fanno per un discorso a breve termine, ma un discorso più strutturale a lungo termine, a medio lungo termine. Quindi in questa logica l'acquisto della Rival voleva dire una cosa: Casalgrande Padana è cresciuta negli anni sempre al suo interno, raggiungendo anche livelli di dimensione importante. Quando nel 2006 si prospettava di crescere ancora, perché l'azienda ha questa forza naturale, insomma, di individuare potenzialità di crescita, il mercato era già maturo, per quanto riguarda soprattutto l'Europa, e quindi più che pensare a ampliamenti e nuovi stabilimenti si è pensato ovviamente ad acquisizioni. Anche perché lei è sempre stato dell'idea che qui nel comprensorio bisogna rimanerci. Io credo che a questa domanda la risposta sia ovvia, perché questo è il distretto leader mondiale in questo settore, e quindi non vedo perché si debba mettere in discussione il fatto di investire chi è già in questa zona, chi è già un italiano, mettere in discussione questa scelta. Quindi lei è uno stabilimento, insomma, in una zona del globo tipo Stati Uniti? Io credo che sia una questione anche di dimensioni aziendali, cioè un'azienda fa una certa scelta
in funzione anche della forza che esprime a livello organizzativo e comunque partendo da una base. Ecco, l'azienda che ha raggiunto una certa dimensione possa poi prendere in esame, insomma, ecco, investimenti in qualsiasi parte del globo, naturalmente scegliendo a seconda degli interessi delle aree. Ecco, ma credo che per un italiano la testa sia qui, l'interesse, ecco, anche non dico sentimentale, ma le radici siano qui. Ogni tanto lei fa emergere questa sua vena romantica, se mi permette, no? Cioè l'attenzione verso i dipendenti, l'attenzione verso il territorio. Sì, sì. Ma è vero, credo che tra le motivazioni di un imprenditore sia quella di fare qualcosa così, di esprimere la sua vena imprenditoriale, la sua aspirazione a fare qualcosa, a fare impresa, sia una cosa che sia legata anche a fare qualcosa per il territorio, per il paese dove sei. A proposito di paese, lei come vive la situazione politica incerta di oggi? La vive con preoccupazione o è terrorizzato? Io sono più che terrorizzato, e sono preoccupato e è un po' anche insoddisfatto della situazione che potrebbe invece essere molto migliore dal punto di vista politico. La nostra ingovernabilità e la nostra anche non competitività, io credo che dipenda molto dalle scelte politiche che sono state fatte negli ultimi decenni. Dopo la caduta del muro di Berlino, noi dovevamo arrivare a un sistema bipolare, dove c'è l'alternanza al potere di una parte o dell'altra secondo due filosofie, uno un po' più statalista e uno un po' più liberalista. Rimasto un successo solo, che stavamo andando in quella direzione e poi, siccome qualcuno ha detto che il nostro bipolarismo è imperfetto, anziché correggerlo, l'hanno distrutto. Quindi, ecco, questo è il modo sbagliato di affrontare le cose. Dopo di lei, chi c'è in Casalgrande Padana? Dopo di me c'è l'azienda. Avete già preparato il terreno per il cambio generazionale? Cioè, dopo Franco Manfredini, non che io la voglia mandare in pensione, sì, Presidente, sì. Però... Quando questo del dopo è la preoccupazione, credo, sempre importante che deve avere un imprenditore. E quindi è anche la mia preoccupazione. Il fatto che io ho in questi ultimi 4 anni svolto anche la funzione di presidente della nostra associazione, questo dimostra che l'azienda ha raggiunto una strutturazione che gli permette di andare avanti. Perché nell'immaginario collettivo si pensa a Casalgrande Padana non come ad una SPA ma ad una cooperativa? Forse perché siete in tanti, ci sono molti soci? Effettivamente l'azienda è partita con un numero importante di soci e ha una sua particolarità, la società di cui io sono presidente, che ha mantenuto questa pluralità di associati. In quanti siete? È difficile contarli perché sa, poi dopo, nel giro di 2 generazioni, c'è una moltiplicazione. Lei dice quanti soci sono, scusi, ma un'azienda quotata in borsa, quanti soci sono? Tornerei alla sua vena romantica. Lei non ha mai licenziato nessuno? Credo, dunque abbiamo fatto i 50 anni, non sono riuscito a licenziare qualcuno perché potevo averne licenziato uno perché ha dato le dimissioni un'ora prima. Allora, se adesso sono stato abbastanza, come dire, dolce anche nelle domande, probabilmente non sarà e non farà la stessa cosa Daniela D'Angeli. Presidente, forse non tutti lo sanno, ma lei qualche lustro fa si è visto presentare il cartellino rosso da Confindustria Ceramica. Le hanno dato un anno sabbatico, l'hanno buttata fuori per un anno, però per quello che per me è un nobile motivo. Lei si è schierato con i lavoratori e ha firmato il contratto quando gli altri non lo facevano. La vede, il tempo e la storia come fa giustizia, lei avrebbe pensato che poi io sarei diventato presidente di Confindustria? All'epoca si diceva, c'era come anche adesso, anche con
c'era la contrattazione nazionale e poi c'era la contrattazione aziendale. Il fatto che ci fosse una contrattazione aziendale presuppone che le aziende si comportano secondo l'andamento delle singole aziende. All'epoca invece non era così, la mentalità era che dovevamo fare tutti uguali. Nel frattempo avevo avuto ragione io, perché adesso, come sapete tutti, invece è cambiata completamente l'impostazione. Ha anticipato i tempi. Sono stato troppo... ho anticipato troppo. Ora ci fermiamo un attimo per vedere questo servizio che ci parla di architettura. Architettura e progettazione sono in crisi in Italia come in Europa. Un mercato europeo dell'architettura, stimato intorno ai 15 miliardi di euro, che nel quadriennio 2009-2012 ha subito una flessione del -28%, maggiore anche a quella del settore costruzioni. I problemi maggiori riguardano i giovani progettisti. Come reagire ce lo spiega l'architetto Marco Pavarani. Bisogna avere molto coraggio e avere anche grande passione. È la stessa cosa che dico ai miei studenti del primo anno all'Università Ferrara, di avere innanzitutto, bisogna avere grande passione per questo mestiere, perché non è che ci darà della gran ricchezza, ma sicuramente delle grandi soddisfazioni. Sugli architetti italiani pesa molto la crisi delle costruzioni. È un grosso problema, bisogna puntare magari anche su altre realtà, magari il design, magari il puntare all'innovazione, a ricerca di vie nuove. Il rapporto tra architettura e ceramica risente da sempre della passione che gli architetti hanno per i materiali naturali, ma ci sono alcune strade per recuperare questo rapporto. In realtà sì, questo è il punto di partenza. Forse ci insegnano così all'università, quello ad amare il materiale naturale. In parte concordo, il materiale naturale è quello più vero, quello più veritiero, ma ci sono ormai per molte situazioni, per molte esigenze, anche la possibilità di utilizzare anche materiali, chiamiamoli anche artificiali, potrebbe anche essere, molto volentieri. Insomma. Credo che le ditte debbano seguire le indicazioni che i progettisti danno, i suggerimenti. Quindi molto spesso qualche prodotto di innovazione può nascere da un prodotto custom che poi possa essere, insieme con l'azienda, industrializzato. Lo studio Pavarani è un chiaro esempio di collaborazione tra aziende e progettisti. Per realizzare la Domus Tecnica, infatti, hanno collaborato con Lea Ceramiche. Questo progetto, Domus Tecnica, è principalmente un laboratorio dell'energia. All'interno vengono prodotte un sacco di energie e questa energia volevamo che nell'edificio, sull'edificio, trasparisse questa energia. Quindi abbiamo pensato a un prisma completamente luminoso e quindi il materiale che abbiamo utilizzato è l'Uglass, cioè il vetro industriale che dall'origine è sempre stato utilizzato nel mondo dell'industria, no? A rivestire i capannoni. Quindi, e proprio questo potesse essere, trasmettere, no? questa grande idea di una lampada luminosa. Però questa lampada non appoggia per terra, ma è completamente staccata da terra, da un basamento scuro. E qui la scelta è ricaduta su una lamiera nera, prodotta dalla VM Zinc, completamente piegata, come se fosse sottoposta alla pressione del prisma che sta di sopra, e la ceramica invece è sviluppata come un materiale invece coerente che parla su questo linguaggio, no? della parte luminosa, quindi è negli interni, trasmettesse questa luminosità, questa neutralità, mentre all'esterno la ceramica invece diventa una ceramica texturizzata grigio o nera, che si raccordasse con il basamento scuro. I prodotti ceramici sono stati due, quello prodotto scuro, nero, che sta sull'esterno, è prodotto dalla Lea Ceramiche, mentre il prodotto interno, che è una sorta di sopraelevato, sono delle grosse piastrelle in formato 40x90, sono prodotte invece dalla Viva Ceramiche. Riprendiamo la nostra chiacchierata con il Cavaliere del Lavoro Franco Manfredini, che è presidente di Confindustria Ceramica. C'è qualcosa che non è riuscito a fare, che avrebbe voluto fare come presidente di Confindustria Ceramica? Per varie ragioni. Ci sono tante cose. Alla sua domanda io rispondo così, ecco, come dico sempre in azienda.
non si è mai arrivati e non si è mai finito, anche perché le situazioni cambiano. Abbiamo dato risposte importanti come associazione in questi 4 anni di crisi, risposte molto forti, però quando lei mi chiede se ci sono rimaste cose da fare, questo è fuori dubbio che ci sono tante cose da fare. Secondo lei quindi produrre a Sassuolo è ancora possibile? Produrre a Sassuolo è possibile ed è doveroso. Parliamo di un settore e di un distretto che è leader mondiale, che fa scuola in tutto il mondo per quanto riguarda innovazione e qualità. È ancora la leadership mondiale nell'esportazione. Credo che questa sia la più bella risposta alla sua domanda. È una delle risorse che ci riconoscono tutti, una delle risorse del manifatturiero italiano, portato ad esempio ancora ad oggi. Qualche volta non apprezzato sufficientemente a livello locale. Lei cosa risponde a quelli che dicono che il nostro comprensorio, scivolando al 3,7% rispetto alla produzione mondiale, non è più forte come quello che invece era in grado di essere qualche lustro fa? Mi pare che occupasse il 40% addirittura. Sì, ma della... appunto, vede, questo è un fatto positivo, rispondo, perché vede, la ceramica è un prodotto che, grazie proprio all'innovazione che ha portato avanti l'Italia, è diventato uno dei prodotti fondamentali per l'edilizia, per le costruzioni. Perché l'uso della ceramica si è diffuso in tutta la casa, in tutti i contesti abitativi. Quindi è diventato una materia prima fondamentale per le costruzioni in tutto il mondo. È chiaro che sono nati settori produttivi in tutti i continenti, in quasi tutti i paesi e in tutti i continenti. Non era possibile pensare di presidiare questo sviluppo enorme, e quindi non c'è nessun rammarico da fare a questo riguardo. Casomai se il rammarico dobbiamo avere è che noi potremmo fare ancora di più di quello che facciamo. Presidente, abbiamo avuto ospite qui nei nostri studi alcune settimane fa il presidente, anzi l'amministratore delegato del gruppo MOMA, Renzo Vaccondio, che ha subito, come alcuni altri imprenditori, il terremoto del maggio dello scorso anno. E lui durante l'intervista pronunciò una frase che mi colpì. La frase era: mi aspettavo qualcosa di più da Confindustria Ceramica. Mi dispiace per questa affermazione di Vaccondio, che stimo molto, e mi dispiace e credo che siano delle indicazioni che noi dobbiamo accogliere come associazione, come si deve sempre fare autocritica, ascoltare, e quindi io la girerò al mio direttore perché prenda contatti con Vaccondio e cerchi di capire dove possono essere state delle lacune. Noi dobbiamo ascoltare gli associati, alle volte crediamo che correndo di qua e di là per curare giustamente quelli che sono gli interessi che si curano nelle sedi opportune a Roma, a Bruxelles, eccetera, abbiamo svolto il nostro compito, però come ha detto bene Vaccondio, alle volte è anche importante sentirsi anche una vicinanza fisica, e così, specialmente in certi momenti come sono stati quelli insomma, che Vaccondio ha vissuto e sta vivendo in queste circostanze del terremoto. Ora però c'è il domandone di Daniela D'Angeli. Presidente, in Confindustria Ceramica ci sono i turchi, sono arrivati gli americani, ci dobbiamo aspettare anche i cinesi? Non ci sarebbe niente di strano, perché se l'americano, il cinese o il turco viene a produrre a Sassuolo, questa è una risposta anche alla domanda di prima, di Carolo. Significa un'attrattività del nostro settore nonostante la non competitività del paese. Non competitività del paese, attenzione, che non è colpa degli imprenditori,
o dell'ineluttabilità delle cose. È un qualcosa che noi potremmo, possiamo, dobbiamo migliorare, ecco, con miglioramento della gestione politica e della gestione industriale del nostro paese. Presidente, noi chiudiamo le nostre interviste con una domanda personale. Lei come vive le sue notti? Come dorme la notte? La notte è un po' il riflesso della, diciamo, della giornata, ecco. Se la giornata ha avuto qualche imprevisto o qualche disappunto o qualche discussione un po' forte, ne risente un po', ecco. L'imprenditore è un mestiere bello, più bello del mondo, io l'ho giudicato qualche volta, difficile, ci vuole anche il fisico e bisogna autogestirsi, ecco. Quindi dormire è importante. Bene, faccio fatica ad addormentarmi e dormo bene al mattino, però ecco, alle 7 do la sveglia. Ringraziamo il presidente di Confindustria Ceramica, nonché presidente di Casagrande Padana, il cavaliere del lavoro Franco Manfredini. Si chiude qui Ceramicanda, vi ricordiamo che potete rivedere questa puntata su www.tgarchitettura.com, ma anche sul canale satellitare TG Architettura all'813 di Sky. Non dimenticate Il Distretto in edicola il 30 marzo e non dimenticate il libro Diario di un giornalista libero che trovate in edicola ed anche nelle librerie. Ceramicanda torna la prossima settimana, stessi orari, stesse reti.